이제 그만했는데. C'è sempre una grandissima risposta da parte dei nostri parrocchiani, perché sentono veramente dal di dentro, dal profondo del cuore, questa fede che ormai è stata trasmessa dai nostri antenati, come ho scritto anche sul manifesto, dai nostri genitori, e quindi che si trasmette proprio di generazione in generazione. Quindi è una festa soprattutto spirituale, una festa dove noi esprimiamo tutta la nostra fede in maniera abbastanza fattiva, non solo attraverso il contributo per sostenere i festeggiamenti, ma soprattutto la festa nostra è una festa di riflessione sulla figura, sulla presenza di San Leopemio come messaggio di cristiana che ha versato il sangue, che ha dato la sua vita per la Chiesa. Cardinale, la vive intensamente perché c'è uno stretto legame tra noi cittadini, noi fedeli e la nostra Santa Protettrice, e lo dimostra il fatto che la partecipazione, la costante devozione che noi teniamo verso Santa Femme ci viene proprio tramandata da diverse generazioni, e ogni anno il popolo di Cardinale ci prepariamo, ci aspettiamo questa ricorrenza proprio per dimostrare il nostro attaccamento alla Santa Patrona. Si dice anche che la festa è un modo anche per essere più uniti da parte di tutti. Certamente, è un'aggregazione sociale, è un momento in cui si rivedono tanti amici che mancano annualmente praticamente. Il momento è la festa, proprio il momento in cui si fa ritrovare tutti. Io voglio raccontare un piccolo aneddoto. Tramite i social network ci seguono dall'America, dal Canada e perfino dall'Australia. Il nostro caro amico che è stato qua negli anni 50, quando ospitavamo i profughi della Dalmazia nel nostro campo proprio. E lui segue costantemente i fatti di Cardinale, in particolar modo segue la festa di Santa Femme, di cui è rimasto molto molto affezionato. Dobbiamo fare in modo che queste feste patronali innanzitutto siano delle feste vissute con uno spirito comunitario di fratellanza, e dare più importanza, cioè dare un significato di più religioso a queste feste. Come dicevo pure prima, è brutto quando in certi festeggiamenti patronali si vedono certi atteggiamenti pagani. Queste sono cose certamente alla comunità non vanno bene e dividono il fatto praticamente che si fa ballare un santo, oppure praticamente noi abbiamo visto qualche tempo fa in Sicilia la Madonna, la statua della Madonna, gli hanno fatto fare l'inghino davanti alla casa del boss, non sono praticamente espressione di fede religiosa. E io penso praticamente che queste cose nelle feste patronali non ci dovrebbero stare. Bisogna comunque, soprattutto da parte, questo è l'impegno che noi ci prendiamo come cristiani, di riportare il vero senso, il vero significato della festa patronale, cioè un significato più religioso, un significato più comunitario. La festa deve essere un momento di condivisione, un momento di stare tutti quanti insieme e di vivere in perfetta fratellanza. E come dicevo prima, davvero come comunità. Questa Cardinaro è buono, bella festa, Cardinaro numero